30 anni esatti da quando Carlo Beccari, guardia giurata in servizio alla COP di via Marconi a Casalecchio, venne ucciso dai colpi sparati dalla 1 Bianca. Un dolore che si rinnova, quello rivissuto dal padre Luigi, da Veronica, figlia del 26enne, medaglia d'oro al merito civile, caduto per difendere i colleghi dopo l'esplosione di un ordigno piazzato dai criminali per rubare gli incassi del supermercato. E dolore che si rinnova per tutti i familiari in questi giorni in cui Savi e compagni tornano alla ribalta per i permessi premi ottenuti. Un momento difficile, al punto che Rosanna Zecchi, presidente d'associazione familiari, non se la sente di partecipare alla commemorazione. È un po' provata, perché sempre di più ci sono dei concessioni ai detenuti e meno a chi ha subito. E quindi è un po' provata. Queste persone sono in galera, ma non ci lasciano molto in pace. Noi abbiamo bisogno di un po' di serenità, perché siamo stati colpiti molte, molte volte, la cittadinanza, il territorio, tutti. Queste persone continuano a chiedere permessi di tutti i tipi, gli vengono concessi. Noi siamo molto amareggiati anche con i giudici di sorveglianza. È molto dura pensare che chi ha ucciso proprio Carlo Beccari possa andare addirittura, per così dire, in vacanza in agosto per partecipare a dei convegni. L'ultima beffa è stata permettere il ricongiungimento dei fratelli Savi, entrambi trasferiti nel carcere di Bollate. Il sintomo che non prestano cura al fatto che queste persone non hanno fatto più di 200 azioni criminali, non possono essere messe insieme perché avevano uno sprezzo della vita umana talmente importante. Se dovessero, visto che gli concedono ogni tipo di permesso, se dovessero essere messi in libertà, ma che cosa possono fare anche per la società? Noi è un allarme che lanciamo ogni anno. Un po' inascoltato da parte di chi deve decidere.